ragazzi, questo è Epni e benvenuti nel 22esimo e ultimo episodio della serie Walkthrough di The Last of Us Parte 2. Sono particolarmente emozionato perché siamo giunti anche alla fine di questo capitolo, lo abbiamo vissuto insieme, leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia, però io posso solamente dirvi grazie per avermi seguito fino alla fine. Ci siamo, quindi adesso basterà solo ricominciare da dove eravamo rimasti e concluderemo tutto quanto, quindi mi fa un po' strano, sono sincero. Però mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate di tutto quanto quello che abbiamo vissuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Io vi auguro una buona visione. Ah, oggi mostri no, eh? Oggi no, oggi non ci sono. Non c'è verso. Eccoci qua. Avevamo superato questa porta dopo aver recuperato dei prigionieri che erano scappati. E ci avevano detto che Abby era ai pali in fondo al molo. Che era riuscita a scappare. Io non ho capito se è stata morsa oppure no. Lei è infuriata. Lei ha bisogno di vendetta. Ha bisogno di trovarla e di farla fuori. Anche se, ripeto, un po' mi dispiacerebbe perché ognuno aveva le sue giuste motivazioni d'altronde. Lei sta un po' alla buccia, come potete notare. Vi ricordo che si è conficcata un ramo spezzato nel fianco. Ok, la tizia delle serpi sta dando l'allarme. Si sono resi conto che le carceri sono vuote. Sono armati. Eh sì, hanno trovato la fucina. No, ti prego no. Aiuto! Il panico, ragazzi, abbiamo creato lo scompiglio generale. Ecco, questa caduta probabilmente peggiora solamente la situazione di Ellie. Cazzo. Tranquilla. Magari non sarà necessario neanche combattere. Magari Abby è già alla buccia. Stiamo andando. Stai calma, vai piano piano. Tanto non dovrebbero esserci altri problemi, guardate. Dove passiamo noi, dove va tutto quanto in fiamme. È incredibile. Siamo la devastazione di questo mondo. Non solo eravamo la cura e non hanno trovato la cura per colpa di Joel, ma adesso stanno morendo tutti. Luci, serafiti, lupi, tutti quanti. Dovremmo esserci, ragazzi, a due passi dalla spiaggia. Vediamo se riusciamo a trovarla subito oppure se è scappata di nuovo. Beh, i pali ce li abbiamo. Porca. Ah, però, che situazione. Qui ci sono un botto di prigionieri, in realtà non sono mostri. Sono stati uccisi, impiccati, trafitti ai pali. Se Abby è riuscita a scappare, non credo si sia fermata qua, sinceramente. A meno che non sia lei. È lei? No, ci assomigliava per via della treccina, ma non sembra lei. Proviamo ad andare ancora avanti. Magari ha tirato dritto. No? Non posso andare? Beh, allora è qua da qualche parte. Fermi tutti. Guardiamo bene tutte quante le sagome. Ok, è lei. È lei? Ma no! Ma non può essere. Aiutami. Ti prego. Sei tu. No! Ellie, pensaci bene. Siamo d'accordo, eh? Siamo entrambi arrabbiati. Liberala. Non aiutarla neanche. Falla schiantare pure per terra. È un po' di biscio gli è rimasto, eh? Però è un po' asciutta. Che succede adesso? Quello è Lev. Ti aiuto. Io non ci credo che finisce tutto con un conflitto. È impossibile. Le barche sono di qua. Raga, se diventano amiche impazzisco, capite? È fuori controllo se diventano amiche. Raccontami qualcosa. Scusami, Non ti vedo da così tanto tempo. Hai ucciso Joel. Dovevi farmi fuori. Dovevo farti fuori. Insomma, ci sono tante situazioni che dovremmo chiarire, non credi?
Abby! Niente, non comunicano, ragazzi. Cioè, come vedete, sono tutti e tre completamente stremati. Non si sa come Abby abbia ancora la forza di portare in spalla Lev. Però adesso che vedono la libertà così vicina, dopo 2 mesi incarcerati dalle serpi, beh, ci sta di avere dentro una forza che probabilmente non pensavi di avere. Siamo. Ci sono 2 barche. Chissà cosa succederà. Prendiamo la stessa barca di Abby. Prendiamo un'altra barca. La inseguiamo. Dille qualcosa. C'ho l'ansia, raga. Che succede? Lasciali andare, ha detto. Ricordiamoci che Dina è a casa ad aspettarci col figlio di Jesse, eh? JJ. No, queste immagini non puoi farcele vedere. C'ho la pelle d'oca. Gli sta risalendo tutto il nervoso, tutta la rabbia. Non puoi andartene. In che senso? Non intendo farlo. No. C'ho la pelle tutta ustionata dal sole. Non voglio combattere. E non mi pare neanche la situazione per combattere. Devi invece. Poverino. Ma non c'entra niente. Lui non c'entra. C'entra per colpa tua. Ok. Per l'amor di Dio, ragionate. Okay. Sii comprensiva, Ellie. Pensa a tutto quello che è successo. Lo so che è successo tutto per colpa sua, però... Oh! No. Ti accoltello, eh? Non lo fare mai più. Non lo fare... Oh, disgraziata. Schifo, sai. Mi tira 2 di fila lei, eh? Vieni, vieni. Uno. Vieni, vieni, ciccia. Carica, carica. Accoltellata. È un po' scorretto come combattimento, eh? Cioè, lei ha un coltello, eh? Abby non ha niente se non le braccia e i pugni. Cosa ottieni così, Ellie? Cosa ottieni? Pensaci bene. Non ne vale veramente la pena. Ragiona, rifletti. Se ti prende il coltello sei rovinata. No, non lo fare. Io non voglio farlo. È crudele come cosa. No. Terminator, Abby. Ma come fa ad essere ancora viva? Le ha ficcato un coltello nello sterno. Epla. Oi. Era pugno. Vieni. Mi ha insegnato McGregor. Vieni, bella. Oi. Scema. Ti schivo tutto. Schifo. Schifo.
E dai. Mi ha staccato una falange. Io non credo esista morte più terribile. Ellie, sei sicura di quello che stai facendo? Non ce l'ha fatta a ucciderla. Sono contento da una parte, perché così non si è trasformata nello stesso mostro che stava rincorrendo fino ad ora. Ci vuole coraggio, raga. Incredibile. Oh mio Dio. Non può essere chiuso però tutto così, cioè ci deve essere altro. Almeno il presente, fammi capire se torna tutto per bene. Ah, ma gliela staccate due di dita, non una sola. Ammazza. Pazzesco. Pazzesco, raga. Secondo me lei troverà una brutta sorpresa qua. Come per esempio il fatto che Dina non sia più a casa, che probabilmente ha fatto ritorno a Jackson insieme ai genitori di Jesse, che comunque sono i nonni del bambino. Io credo che non abbia i genitori Dina, quindi di conseguenza quella è l'unica parte della famiglia che gli è rimasta e non c'è più nessuno a casa. Ma ci scommetto quello che volete. Peso. Ti ha abbandonato, sai? Ma perché tu hai deciso di abbandonare lei? Lei semplicemente ha fatto quello che sentiva dopo che l'hai lasciata da sola. Guarda, non c'è più niente. Niente di niente di niente. L'unica cosa che può essere rimasta, forse in questa stanza, è lo scatolone dei ricordi. Esatto. Mi sa che questa era la stanza di Ellie, infatti è rimasto tutto come era prima. C'è un vinile sopra la chitarra, che cos'è? Quanto forte devi stringere con i denti per strappare due dita? Due. Non due dita. Mi sa che ora suonare senza due dita potrebbe essere un piccolo problema. E come minimo si arrabbia ancora di più. E come fa a mettere gli accordi? Non può. Ci proviamo. Scorri per son già.
C'è una corda che suona male perché non riesce a chiudere l'accordo, probabilmente. Non può essere la fine, lo sappiamo tutti quanti, ci sarà sicuramente qualcos'altro adesso. Questa canzoncina sotto mi turba perché potrebbero comparire i titoli di co... Cosa bevi? Whisky. Caffè. Ma è un po' tardi per il caffè. Dove l'hai preso? Da quei tizi della settimana scorsa. Non ho il coraggio di dirti con cosa l'ho scambiato, ma non è male. Potevo gestirlo io, Seth. Sì, lo so. E smettila di tormentare Jesse per le mie pattuglie. Ok. Dina. È la tua fidanzata? Non ancora. No. No, lei è stato solo un bacio. Non significa niente. Non so perché l'ha fatto. Però ti piace. Sono una stupida. Senti, io non lo so. Che intenzioni abbia quella ragazza, ma so che sarebbe fortunata ad avere te. Mi offro io se vuole. Se Ellie vuole sposare qualcuno, ci sono io. Sei proprio uno stronzo. Non sto cercando. Sarei dovuta morire in quell'ospedale. La mia vita avrebbe avuto un cazzo di senso. Però tu me l'hai impedito. Se il Signore mi concedesse di rivivere quel giorno, Ti salverei altre 100 volte, sicuro. lo rifarei. Rifarei lo stesso. Non credo che potrò mai perdonarti. Per averti salvato la vita. Sei un po' ingrata, Ma Ellie. mi piacerebbe provarci. Meno male. Un po' di comprensione allora ce l'abbiamo qua. Ci spero. Il magone, raga, a vederli insieme, è così bello. Ci si vede in giro. Certo. Non può essere la fine, tranquilli. Siamo ancora al presente adesso. Erano solo ricordi.
Io voglio sapere di Dina. Dovete dirmi qualcosa. Può sembrare assurdo, ma mi sono affezionato anche a lei. Ok? Via, si riparte. Beh, salirà a cavallo adesso e andrà a Jackson. Secondo me è l'unico punto in cui puoi trovarla. Ma la chitarra la lascia là, era il regalo di Joel. Cioè, lascia così il suo regalo per sempre? Abbandona i ricordi? Ora ci inquadrano fuori Ellie, che è già a cavallo, che se ne sta andando. Aveva un cavallo, giustamente se ne va a piedi. No, 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 i titoli di coda. Oh mio Dio, è finito. Mi sento male. No, 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 no. Ragazzi, e quindi come siamo rimasti al presente? Io lo so che non esisterà mai un capitolo 3, cioè non credo continueranno con la storia, o forse sì, nel senso sono un po' pazzi, quindi tutto è ancora probabile. Più che altro ci sono tanti, tanti argomenti che non sono stati minimamente trattati in questo capitolo. Per esempio, per quale motivo nessuno adesso era interessato a trovare una cura per la pandemia? Per quale motivo erano tutti d'accordo al convivere con i clicker, i runner, i busher, i shambler, tutti quanti insieme? Non ha senso. La nostra avventura di The Last of Us termina qua. Emozionante fino alla fine. Io spero che vi abbia strappato qualcosa e lasciato dentro un sentimento positivo. Se così è stato, lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Noi ragazzi ovviamente ci vediamo tra 4 anni con la serie 3. Chi lo sa, con la serie è tutto. Giuro, stento a credere che sia finito tutto. La mia vita adesso non ha più senso. Cosa faccio? Hmm.